Salve a tutti, bentornati su Terre Siciliane. Oggi siamo con un nuovo appuntamento col maestro Delio Murru e con Simona Rovelli che ci parleranno di un tema molto interessante che si titola Il mio dono e la mia mossa. E quindi ringrazio di essere qui sia Delio che Simona. Buongiorno Delio, come stai? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Simona, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Grazie a te. Bene, Delio. Allora, ho sentito la tua presentazione. Tu sei un maestro di arti marziali con una storia molto interessante che ci andrai a raccontare. Quindi, di cosa ci parlerai lunedì prossimo? Allora, lunedì farò un'introduzione un po' su cosa sono le arti marziali e come sono state molto importanti nella mia vita, come mi hanno aiutato nella riflessione, nella malattia e in tante altre cose. Veramente è stato un mondo molto interessante e che continuo a studiare. Ebbene, quindi tu sei un maestro di arti marziali da tanti anni, no? Ti occupi di questo da tantissimi anni. Sì, più di 40 anni. Con studi Bene. di ricerca sono andato in Cina, sono andato in India per ricercare un po' il succo di queste cose. Bene, e di cosa ci parlerai esattamente lunedì? Sarà un excursus di che tipo? Beh, allora cercherò di mettere insieme per poterci capire, cioè partendo dalla storia, da come nasce queste arti marziali, che prima di tutto nasce attraverso un'interruzione dell'uomo, perché l'uomo in natura, non avendo più né fauci né artigli, ha dovuto in qualche modo sopravvivere. Dunque, per sopravvivere ha dovuto fare delle cose, imparare ad ascoltare, vedere, osservare, anche se anche noi siamo predatori, perché abbiamo gli occhi davanti come predatori. Purtroppo il problema è che nel mondo civile poi abbiamo perso il sentire, cioè la cosa più importante, che è quello che poi caratterizza anche il nostro dono, cioè le nostre qualità. E queste sono molto importanti perché nessuno sa chi è, perché è indotto. E dunque capire come uscire da questi meccanismi e che lavoro c'è dietro. Certo, molto interessante. Ecco, e volevo anche sapere da Simona che magari in questa presentazione di lunedì vedremo anche degli aspetti legati all'evoluzione che le arti marziali hanno avuto nella storia umana e la loro influenza a livello anche sociale. Cosa puoi dirci su questo, Simona? Sì, è per me un piacere questa intervista perché mi dà l'opportunità di mettere insieme il mio percorso marziale, perché sono un'allieva del maestro Murru, con il percorso che sto facendo all'interno del Noyé, che è un percorso in entrambi i percorsi, no? Barbara dice sempre che bisogna considerare sia lo spirito che la materia e farli dialogare. Quindi attraverso l'arte marziale io procedo con lo studio del corpo che mi permette attraverso la materia di riconoscere lo spirito. Questo studio mi è costato tanta ricerca perché spessissimo, cioè nel corso del tempo, la pratica del corpo è stata sempre più indirizzata in direzione sistemica, opposta, e in una direzione che è alienante in realtà e non porta a, non ci porta da, non ci aiuta a comprendere chi siamo, ma al contrario. Ci rinchiude in un'ideologia del corpo, in un'ideologia del pensiero anche. Siamo convinti di dover fare delle cose, di dover essere in un certo modo, di doverci muovere in un certo modo, che il nostro corpo debba avere una certa struttura e, come diceva il maestro Delio, ci siamo dimenticati di ascoltarci. Non siamo più capaci di sentirci, di percepirci. Io spesso sento proporre lavori di ascolto, ma vedo che non hanno
lo spessore che viene dalla percezione. Cioè io posso ascoltare se sono in grado di sentire il mio corpo. E per fare questo è necessaria una pratica che richiede molta pazienza e molta costanza, fatta di piccoli movimenti, fatta di movimenti lenti, non in senso assoluto, ma lenti nel senso che mi danno il tempo di far arrivare l'informazione dalla carne alla mente. E poi questa informazione pian piano la devo elaborare e devo essere in grado anche di restituirla in parole per insegnare. Poi c'è tutto questo lavoro interiore, per cui che parte da capire chi siamo, dal capire qual è il nostro dono e attraverso questo dono riuscire a svilupparlo per esprimerci al meglio e per riuscire a portarlo agli altri. L'escursus storico è importante perché ci fa capire che in realtà il sistema ha sempre operato per in realtà condurci fuori di noi. E questa invece è una strada che parte da dentro e dentro ci riporta. Bene, allora siamo veramente curiosi di ascoltarvi lunedì. Io vi ringrazio molto della vostra presentazione e appunto diamo appuntamento a lunedì prossimo, 30 gennaio, con Maestro Del Murru e Simona Rovelli. Grazie a tutti e ci vediamo lunedì. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. Grazie, Gio.